Buonasera a tutti, nuovo tutorial su come unire i petali dei fiori. Questo era il fiore appunto del quale vi ho fatto vedere il petalo. Per quanto riguarda unire l'unione dei vari petali, però vi faccio vedere come lo faccio con queste foglie grandi, che è praticamente la stessa identica cosa. Vedete, non lasciate, le ho lasciate aperte in modo tale da potervi fare il tutorial. Allora, è molto semplice, dovete. Allora, queste sono le due foglie da cucire, dovete affiancarle in questo modo e metterle così. Ecco qua, vedete? Proprio c'è la stessa linea di berline. Dopo vi faccio vedere anche lo schema. Allora, noi usciamo da qua con il filo, aspettate che giri il lavoro, usciamo da qui. Vedete? Per cui infilo l'ago nella perlina corrispondente del lato opposto, così, e poi ripasso di nuovo nella perlina dalla quale sono uscita. Poi vi faccio vedere, ripeto, lo schema disegnato così capite meglio. Passo con l'ago nella perlina successiva. E poi rientro in quella accanto. Alla fine il verso non è importante, l'importante è che fate un giro con le perline. Comunque vi faccio vedere un attimo lo schema che ho disegnato, vabbè, un po' orribile, però vabbè, spero sia chiaro. Allora, queste sono le due parti delle foglie affiancate. Mettiamo il caso che voi uscite da qui con l'ago, no? Dovete infilare l'ago in questa delica e poi infilarlo nella delica dalla quale siete usciti. Poi di nuovo, quindi uscirete da qui, ripassate in quella dove avete infilato prima la delica, andate però in quella soprastante e rifate la stessa cosa, quindi un giro così, poi a quella sopra un altro giro, a quella sopra un altro giro, praticamente è così. Vedete? Vi faccio vedere ancora così, quindi esco da qui e questo lato qui, vedete? Infilo l'ago in quella sopra. È molto semplice, qui mi rendo conto che non si vede, si vede a malapena, però se avete in mano il lavoro viene molto, diciamo, viene spontaneo, vedete? Così, stessa cosa, saliamo sopra, cioè diciamo dovete unire proprio le due perline che stanno sullo stesso piano. Allora, io vi consiglio di usare il nylon monofilamento perché io sto usando il silon bianco per cercare di farvi vedere meglio. Vedete che pian piano si uniscono. Però, vedete, il Nimo, Silon, sono questi bianchi, lasciano intravedere un po' le cuciture, anche se dopo, dovendo essere montato in questo modo, cioè comunque non importa se si vedono le cuciture, però per un lavoro più pulito dovete usare sicuramente il nylon monofilamento. Mi rendo conto che non è chiarissimo come spiegazione perché purtroppo non si vede bene, però è molto molto semplice, quindi insomma una volta che avete due petali da unire tra le mani, vedete che viene veramente più che spontaneo, cioè il lavoro viene automatico, diciamo. Quindi devono stare perfettamente, vedete, uno accanto all'altro. Così. E poi cucite in questo modo, andando giù e su, giù e su, giù e su, giù e su, salendo verso il lavoro. Io ho quasi terminato questo ciondolo, ve lo mostro appena terminato, credo che ci farò un girocollo, quindi se riesco vi mostro il girocollo finito.
E spero che vi sia utile questo tutorial, nonostante non si veda affatto bene, spero che il mio, diciamo, schemino vi sia comunque utile. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao!